dirigente aziendale, richiediamo che ci sia un confronto sullo sviluppo possibile da portare avanti in Italia, che ci sia un confronto su come debba essere lo sviluppo di questa società, che non può essere autofinanziato dalle rinunce dai lavoratori, che non può essere autofinanziato dalle riduzioni salariali del lavoro. Non c'è stato rinnovo contrattuale perché Federdistribuzione non rinnova, 80 euro in meno. Gli stanno togliendo un premio fisso aziendale, 59 euro in meno, e stiamo già parlando di 149 euro mese per un quarto livello. In più stanno togliendo le maggiorazioni sul lavoro domenicale e le maggiorazioni sul lavoro festivo. Questi sono lavoratori, la maggior parte part time, che lavorano la domenica. La domenica hanno delle maggiorazioni che ad oggi sono al 70%. L'azienda le vuole portare al 30%, a crescere, più lavori la domenica e più le prendi. Quindi anche là, se noi prendiamo una domenica, il conto per quel lavoratore è che va a perdere il 40% di retribuzione sulla domenica lavorata. Lavoratrici, lavoratori, ricordatevi, il nostro principale al patrimonio personale di 45 miliardi di euro e vuole i soldi da noi. Una sola risposta: no, 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 i soldi non te li do, non te li do i miei soldi, non te li do i miei soldi. Ikea a un certo punto ha deciso di disdettare il contratto integrativo, cioè di toglierci tutti quanti i benefici senza darci possibilità di contraddittorio, perché se noi arriviamo al 31 agosto senza aver raggiunto un accordo perdiamo tutti i benefici e dobbiamo andare a ricontrattare con un'azienda che fa del guadagno il suo unico scopo. Guarda, io ero fiera di lavorare in Ikea perché sono dal 2000 che lavoro qua. Praticamente stanno togliendo le maggiorazioni domenicali, le stanno abbassando, stanno togliendo il premio aziendale e stanno praticamente italianizzando l'azienda. Eravamo contenti di lavorare per un'azienda svedese che aveva proprio come nome azienda la A maiuscola. E quindi ci dobbiamo ribellare a questa cosa per non farci togliere quei pochi diritti che abbiamo. Dai, dai!